Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Richiesta di perdono. In questi giorni di pandemia sono state fatte tante preghiere, tanti discorsi, ma ci sono state pochissime richieste di perdono. Perché si è voluto scollegare questa pandemia dai nostri peccati, adducendo il fatto che Dio non punisce e Dio è buono. Oh, sì, che Dio sia buono non si discute, ma proprio perché è buono ci corregge. E avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui. Perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Perché si sente così poco l'esigenza di chiedere perdono? Perché abbiamo perso il senso del peccato, cioè, anziché accusarlo semplicemente e senza scuse, pensiamo di poter giustificare la nostra condotta malvagia. Di fatto chiamiamo il male con il nome di bene. Diciamo peccando, non pecco, ho peccato e ho fatto bene così. Il riconoscimento del peccato comporta la necessità di convertirsi e di cambiare vita. E siccome noi non vogliamo cambiare vita, allora perdere il senso del peccato ci fa molto comodo. Ammettere i peccati vuol dire anche condannare il mondo, che presenta i più abominevoli delitti, aborto, eutanasia, teorie del gender, rivoluzione sessuale, come conquiste civili e diritti. E molti uomini di chiesa sembrano voler venire a patti con il mondo, perché hanno paura di scontrarsi con esso. Parliamo del mondo di cui Gesù chiama il demonio principe, quindi non la creazione in sé, e neppure il mondo che Dio ha tanto amato da dare per esso il suo unico figlio. Per questo San Giovanni Paolo II diceva: la riconciliazione suppone però sincera conversione e penitenza, cambiamento di mente e di cuore, senso del peccato, accettazione della verità di Dio, adozione dei parametri evangelici nella valutazione delle cose, della società, dell'uomo. Come non ricordare l'affermazione del mio venerato predecessore Pio XII, secondo cui il peccato più grande della società di oggi consiste nella perdita del senso del peccato? La caduta del senso del peccato è strettamente connessa con la caduta del senso di Dio, e con la caduta del senso di Dio perde terreno il rispetto per la dignità dell'uomo. Allora, abbiamo pensato semplicemente di chiedere perdono per i nostri peccati, soprattutto i nostri personali, i miei peccati, perché quelli degli altri e quelli che non facciamo sono sempre i più facili da condannare. Ma come non vedere il mondo flagellato da terribili? Ma come non vedere il mondo flagellato da terribili offese a Dio che portano tante anime all'inferno? Allora chiediamo perdono anche per l'omicidio dell'aborto, per il divorzio, per la teoria del gender, per l'omoeresia, per la pornografia e la rivoluzione sessuale, per i focolai di guerra. Per la persecuzione contro i cristiani, per gli esperimenti sugli embrioni umani, per il modernismo, cioè per i tentativi di mutare la fede cattolica da dentro la Chiesa. Per la santa comunione accordata a chi è in stato di peccato, per l'equiparazione della nostra unica vera santa religione cattolica alle false. Per l'attentato al celibato sacerdotale, per l'abbandono dei pastori innocenti al potere civile. E faremo ciò recitando alcune semplici preghiere e leggendo alcuni passi della Sacra Scrittura. Infine, affideremo i nostri atti di contrizione al cuore immacolato di Maria, consacrandoci adesso, per mettere al sicuro i nostri propositi, perché giungano a buon fine e perché alle nostre parole succedano i corrispondenti fatti. Atto di dolore. Mio Io Dio. mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi.
e molto più perché ho offeso te infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore misericordia, perdonami. Gesù, d'amore acceso, non ti avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offendere più, perché ti amo sopra ogni cosa. Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù, abbi pietà di noi e aiutaci. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Per il tuo nome, Signore, perdona la mia colpa, anche se grande, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi, Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Noi in realtà soffriamo per i nostri peccati. Se ora per nostro orgoglio e correzione il Signore vivente per breve tempo si è adirato con noi, di nuovo si riconcilierà con i suoi servi. Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi. Siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, né seguito quelle leggi che egli ci aveva dato per mezzo dei suoi servi, i profeti. Tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è allontanato per non ascoltare la tua voce. Così si è riversata su di noi la maledizione sancita con giuramento, scritto nella legge di Mosè, servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di lui. Egli ha messo in atto quelle parole che aveva pronunciato contro di noi i nostri governanti, mandando su di noi un male così grande che sotto tutto il cielo mai è accaduto nulla di simile a quello che si è verificato in Gerusalemme. Tutto questo male è venuto su di noi proprio come sta scritto nella legge di Mosè. Tuttavia noi non abbiamo supplicato il Signore nostro Dio, convertendoci dalle nostre iniquità e riconoscendo la tua verità. Il Signore ha vegliato sopra questo male, l'ha mandato su di noi, poiché il Signore nostro Dio è giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo ascoltato la sua voce. Signore nostro Dio, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano forte, ti sei fatto un nome quale oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito da empi. Signore, secondo la tua giustizia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua città, tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono oggetto di vituperio presso tutti i nostri vicini. Ora ascolta, nostro Dio, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche, e per amore tuo, o Signore, fa risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario che è devastato. Porgi l'orecchio, mio Dio, e ascolta, apri gli occhi, guarda le nostre distruzioni e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome. Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona.
Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Al Signore nostro Dio, la giustizia a noi disonore sul volto, come oggi avviene per l'uomo di Giuda e per gli abitanti di Gerusalemme, per i nostri re, per i nostri capi, per i nostri sacerdoti e i nostri profeti, per i nostri padri, perché abbiamo peccato contro il Signore, che abbiamo disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, che diceva di camminare secondo i decreti che il Signore ci aveva messo dinanzi. Dal giorno in cui il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi, noi ci siamo ribellati dal Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. Così come accade anche oggi, ci sono venuti addosso tanti mali, insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo, quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per concederci una terra in cui scorrono latte e miele. Miele. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, secondo tutte le parole dei profeti che Egli ci ha mandato. Ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio. Per questo il Signore ha adempiuto le sue parole pronunciate contro di noi, contro i nostri giudici che governarono Israele, contro i nostri re, contro i nostri capi, contro ogni uomo di Israele e di Giuda. Non era mai avvenuto sotto la volta del cielo quello che egli ha fatto a Gerusalemme, secondo ciò che è scritto nella legge di Mosè, fino al punto di mangiarsi uno le carni di suo figlio e un altro quelle di sua figlia. Signore, li ha sottoposti al potere di tutti i regni, come oggetto di disprezzo e di desolazione per tutti quei popoli in mezzo ai quali essi furono resi schiavi, non padroni, perché abbiamo peccato contro il Signore, il nostro Dio, non abbiamo ascoltato la sua voce. Al Signore nostro Dio la giustizia, noi e ai padri nostri di sono sul mondo, come avviene ancora oggi. Tutti i mali che il Signore ci aveva minacciato ci sono venuti addosso, ma noi non abbiamo pregato il volto del Signore, abbandonando ciascuno i pensieri del cuore malvagio. E il Signore ha vegliato su questi mali e li ha mandati sopra di noi, poiché Egli è giusto in tutte le sue opere che ci ha comandato. Mentre noi non abbiamo dato ascolto alla sua voce, camminando secondo i decreti che aveva posto davanti al nostro volto. Ora, Signore Dio di Israele, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano forte, con segni e prodigi, con grande potenza e braccio possente, e ti sei fatto un nome quale oggi, noi abbiamo peccato, siamo stati empi, siamo stati ingiusti, Signore nostro Dio, verso tutti i tuoi comandamenti. Allontana da noi la tua collera, perché siamo rimasti pochi in mezzo alle nazioni fra le quali tu ci hai dispersi. Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la nostra supplica. Liberaci per il tuo amore e facci trovare grazia davanti a coloro che ci hanno deportati, perché tutta la terra sappia che tu sei il Signore nostro Dio, che il tuo nome è stato invocato su Israele e sulla sua stirpe. Guarda, Signore, della tua santa dimora e pensa a noi. Porgi il tuo orecchio, Signore, e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda, perché non i morti che sono negli inferi, il cui spirito se n'è andato dalle loro viscere, daranno gloria e giustizia al Signore. Ma l'anima colma di afflizione, chi cammina curvo e spossato, e gli occhi languenti e l'anima affamata ti renderanno gloria e giustizia, o Signore. Ancora dal libro di Baruch. Signore onnipotente, Dio di Israele, un'anima nell'angoscia, uno spirito tormentato grida verso di te. Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di te. Tu regni per sempre e noi per sempre siamo perduti. Signore onnipotente, Dio di Israele, ascolta dunque la supplica dei morti di Israele e dei figli di coloro che hanno peccato contro di te. Essi non hanno ascoltato la voce del Signore loro Dio e siamo stati attaccati dai mali. Non ricordare le ingiustizie dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del tuo nome, perché tu sei il Signore nostro Dio. Noi ti loderemo, Signore. Per questo tu hai posto il timore di te nei nostri cuori, perché invocassimo il tuo nome, e ti loderemo nel nostro esilio, perché abbiamo allontanato
dal nostro cuore tutte le ingiustizie dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te. Eccoci ancora oggi nel nostro esilio, dove tu ci hai disperso, oggetto di opprobio, di maledizione, di condanna per tutte le ingiustizie dei nostri padri, che si sono ribellati al Signore nostro. Mio Dio, sono confuso. Ho vergogna di alzare la faccia verso di te. Mio Dio, poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa, la nostra colpa è grande fino al cielo. Dai giorni dei nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli e per le nostre colpe noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati messi in potere di re stranieri, in preda alla spada, alla prigionia, alla rapina, al disonore, come avviene oggi. Dal libro di Neemia, capitolo 9, versetti 32-34. Ora, o nostro Dio grande, potente e tremendo, che mantieni l'alleanza e la benevolenza, non sembri poca cosa ai tuoi occhi tutta la sventura che è piombata su di noi, sui nostri re, sui nostri capi, sui nostri sacerdoti, sui nostri profeti, sui nostri padri, su tutto il tuo popolo, dal tempo dei re d'Assiria fino ad oggi. Tu sei giusto per tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito fedelmente, mentre noi ci siamo comportati da malvagio. I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge, non hanno obbedito né ai comandi né agli ammonimenti coi quali tu li ammonivi. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità, tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Atto di consacrazione solenne all'Immacolata di San Massimiliano Maria Kolbe. O Immacolata, Regina del Cielo e della Terra, rifugio dei peccatori, Madre nostra amorosissima, cui Dio volle affidare l'intera economia della misericordia, io, indegno peccatore, mi prostro ai tuoi piedi, supplicandoti umilmente di volermi accettare tutto e completamente come cosa proprietà tua, e di fare ciò che ti piace di me, e di tutte le facoltà della mia anima e del mio corpo, di tutta la mia vita, morte ed eternità. Disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso, senza alcuna riserva. Per compiere ciò che è stato detto di te, ella ti schiaccerà il capo, come pure tu sola hai distrutto tutte le eresie del mondo intero. Affinché nelle tue mani immacolate e misericordiosissime io divenga uno strumento utile per innestare e incrementare il più fortemente possibile la tua gloria in tante anime smarrite e indifferenti, e per estendere in tal modo quanto più possibile il benedetto regno del Sacratissimo Cuore di Gesù. Dove tu entri, infatti, ottieni la grazia della conversione e santificazione, poiché ogni grazia scorre attraverso le tue mani dal Cuore Dolcissimo di Gesù fino a noi. In particolare noi sacerdoti e fedeli partecipanti a questo incontro di preghiera deponiamo nel tuo cuore immacolato e a esso consacriamo, per quanto nelle nostre possibilità, tutto il mondo e tutte le anime affinché nessuna di esse vada perduta. Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, dammi forza contro i tuoi.